Salve a tutti amici di Flabbertech, oggi vorrei mettere a confronto due prodotti molto diversi per quanto riguarda il sistema operativo, ma d'altro canto molto simili per quanto riguarda l'architettura e la componentistica hardware. Andiamo ad accendere il primo e anche il secondo. Come potete vedere, da un lato abbiamo l'Acer Cloud Mobile con sistema operativo Android 4.0.4, quindi Ice Cream Sandwich. Dall'altra parte abbiamo invece un Nokia Lumia 820 con sistema operativo Windows Phone 8. Dicevamo che la parte hardware è molto simile, infatti per entrambi i dispositivi abbiamo un processore Qualcomm, per il Lumia abbiamo un MSM9860 e invece per il Cloud Mobile abbiamo un Qualcomm 8260. Per entrambi i dispositivi abbiamo il processore che ha un clock da 1,5 GHz ed è dual core. Abbiamo 1 GB di RAM su entrambi, 8 GB di memoria interna espandibile con micro SD. Le differenze nascono un po' sugli schermi. Per quanto riguarda il Lumia, abbiamo uno schermo da 4,3 pollici con tecnologia OLED e dopo ne vedremo bene i vantaggi. Per quanto riguarda il Cloud Mobile, invece abbiamo un 4,3 pollici sempre con tecnologia IPS LCD e questo sarà molto importante nel vedere poi dopo la resa delle immagini nel confronto tra i due prodotti. Rimanendo sempre sugli schermi, possiamo dire che lo schermo del Cloud Mobile è molto più definito, infatti abbiamo una risoluzione HD 1280x720p, invece per quanto riguarda il Lumia 820 abbiamo una risoluzione 800x480 pixel. Per il resto, entrambi sono dotati di due fotocamere, sia posteriore che anteriore, 8 megapixel quella posteriore per entrambi con flash e autofocus. Invece per quella anteriore abbiamo una 0,9 megapixel per il Cloud Mobile e invece una 0,3 megapixel per il Lumia. Arriviamo ora a parlare delle batterie. Le batterie sono da 1460 mAh per il Cloud Mobile e da 1650 mAh per il Nokia Lumia 820. Facendo un confronto tra i due prodotti, possiamo dire che con il nostro utilizzo il Cloud Mobile riesce ad avere una durata maggiore della batteria. Questo probabilmente è dovuto al fatto che Acer ha migliorato molto il software di questo prodotto e l'ha ottimizzato a tal punto da riuscire a ridurre i consumi. Il Lumia invece ci ha delusi un po' perché facciamo davvero molta fatica ad arrivare a fine giornata. Per entrambi i prodotti è possibile attivare la modalità risparmio energetico, che questa ci fa aumentare notevolmente la durata della batteria. Le dimensioni sono 123,8 x 68,5 per 9,9 mm di spessore per quanto riguarda il Lumia, ed invece sono 127 x 65,8 x 9,9 mm di spessore per quanto riguarda il Cloud Mobile. Facciamo un po' di confronti per quanto riguarda l'estetica. La scocca posteriore del Lumia è in una colorazione rosso-arancione con una finitura plastica. Invece, per quanto riguarda il Cloud Mobile, abbiamo questa colorazione grigia con una texture molto particolare che riesce ad aumentare anche il grip. Il peso è una discriminante dei due prodotti. Il Lumia 820 ha un peso di 160 grammi ed è quindi molto pesante. Invece un 30 grammi in meno per il Cloud Mobile, quindi 130 grammi. Andiamo ora a vedere un po' il sistema. Partendo dal fatto che i due sistemi non sono paragonabili per quanto riguarda la reattività, infatti è chiaro come il Lumia con Windows Phone sia decisamente più reattivo, però possiamo andare a vedere come si comportano i due prodotti, sia per quanto riguarda il caricamento delle pagine web e quindi la gestione di internet, sia per quanto riguarda anche
la resa degli schermi e l'audio e il video. Partiamo subito, adesso avete visto che abbiamo impostato la luminosità al massimo per entrambi i prodotti. Io partirei subito da farvi vedere alcune immagini. Abbiamo utilizzato le medesime immagini su entrambi i prodotti e vediamo com'è la resa. Utilizzerei la classica immagine molto scura che usiamo sempre e qui notiamo da subito la differenza degli schermi. Non so se riesco a farvelo vedere bene. L'immagine è la stessa, vedete, però per quanto riguarda il Lumia abbiamo una luminosità molto migliore, soprattutto una resa dei neri davvero spettacolare, molto, molto profondi sono i neri di questo Lumia, e anche i colori, vedete, il blu è davvero un blu molto freddo, molto ghiaccio, invece il verde è molto brillante, molto più spenti invece i colori sul Cloud Mobile, e anche i neri sono tendenti al grigio. Ma per vedere come si comportano i colori dobbiamo andare ad aprire questa immagine, che adesso non so se riesce a rendere bene con la telecamera, però vi assicuro che sia per quanto riguarda i rossi che soprattutto i verdi abbiamo una sostanziale differenza. I verdi sono molto più brillanti, in generale anche tutti i colori sono molto più brillanti sul Lumia, con lo schermo OLED quindi, e invece più spenti, più sottotono per quanto riguarda invece il Cloud Mobile. Direi che per la parte fotografica può essere abbastanza. Andrei a vedere una cosa che mi preme molto mostrarvi, e cioè i video. Entriamo sempre in galleria, abbiamo caricato sempre gli stessi video su entrambi i prodotti. Partiamo per entrambi i prodotti da dei video in qualità Full HD. Abbassiamo l'audio. Vediamo che entrambi i prodotti hanno il supporto ai video in qualità Full HD. E quindi non è questa la cosa che ci preme mostrarvi. Vabbè, la resa dei colori è sempre migliore per quanto riguarda il Lumia, nonostante non siamo in presenza di un display con qualità HD. Però quello che vogliamo farvi vedere prima di tutto è come Android riesca a gestire in modo molto più rapido, se riesco a prendere, il passaggio tra un fotogramma e l'altro. Invece, magari se ve lo apro con l'altro player riesco a mostrarvelo meglio. Questo qui è il player di default. E vedete che basta spostarci e il nostro Cloud Mobile riesce a gestire, riprendere immediatamente la riproduzione del video. Se invece andiamo a vedere cosa succede sul Nokia, vedete che abbiamo dei microscatti. Passa quel mezzo secondo prima che riesca a riprendere la riproduzione video. Vedete? Ci sono come dei micro impuntamenti, cosa che invece non avviene sul Cloud Mobile di Acer. Quindi da questo punto di vista direi che il processore riesce a lavorare meglio. La stessa cosa si viene a presentare quando andiamo a riprodurre un video in qualità 720p. Vedete, la qualità è comunque buona. Sul nostro Cloud Mobile riusciamo a riprendere, se mantengo il play, riusciamo a riprendere immediatamente la riproduzione del video. Sembra quasi che non si sia spostata la riproduzione. Invece per quanto riguarda il Lumia passa un attimo, non tanto nell'andare in avanti quanto magari nel tornare indietro. Quindi non è questione di file molto pesanti,
perché anche con un filmato 720p si ripresenta il problema, è proprio un fattore da ottimizzare con magari prossime versioni software. Per quanto riguarda l'audio, invece vi devo dire che non c'è storia. Il Nokia è decisamente migliore, nonostante il Cloud Mobile abbia il supporto al Dolby Digital. Vedete il logo? Dolby Mobile, scusate. Dolby Mobile che serve effettivamente solamente per quanto riguarda la riproduzione in cuffia. Per la riproduzione dalla capsula di sistema in realtà non serve a un bel niente. Andiamo ora a vedere come si comportano i nostri device con la navigazione in internet. Sono entrambi connessi alla stessa rete Wi-Fi.